Salve a tutti ragazzi, benvenuti, sono Mr. Tyke e in questa puntata praticamente vedremo come iscriverci su Second Life e muovere diciamo i primi passi. E, beh, ovviamente la registrazione non verrà portata totalmente a termine perché comunque sono già iscritto e quindi non mi sembra il caso di fare un account fasullo visto che comunque questa piattaforma è abbastanza seria. Allora, come prima cosa andiamo su Google e scriviamolo, sì, scriviamolo, e scriviamo www.sec. No, su Google scriviamo Second Life ovviamente, però il sito dove ci troviamo in questo momento è www.secondlife.com. Ovviamente poi tutti i link verranno messi in descrizione. Come entriamo? Ovviamente l'interfaccia viene sempre aggiornata e praticamente ci troviamo in un'interfaccia simile a questa, penso. E cambiamo subito il linguaggio e mettiamo italiano visto che è stato reso disponibile. Perfetto. Vedete che non cambia niente, è stato tutto quanto tradotto in italiano. E ovviamente se dobbiamo iscriverci, clicchiamo qua su iscriviti. Ovviamente non siete così deficienti. Allora, se invece dobbiamo accedere, qua in alto, visto che l'altro giorno non lo trovavo, qua in alto a destra accedi, possiamo accedere e controllare tutte le nostre cose del profilo. Che è veramente molto utile per avere un resoconto senza entrare ogni volta in gioco o anche praticamente quando siamo in giro con il nostro netbook che magari è un pochettino più pesantuccio ad aprire Second Life, diciamo possiamo controllare il tutto da lì. Se non erro hanno aggiunto anche la funzione per controllare gli amici online o non online e hanno anche implementato un programma di messaggistica diciamo al di fuori della piattaforma, quindi si può chattare anche se non si è dentro il gioco, se non sbaglio, ovviamente in chat private o in quelli del gruppo. Per chi è estraneo da questo e che alle prime armi siamo, diciamo che vuole mettere i primi passi sul mondo di Minecraft, vuole fare i primi passi sul mondo di Minecraft. Sì, ho detto bene. Sì, certo, Minecraft. Sì, bene. No, dicevo che chi vuole muovere i primi passi sulla griglia, sul mondo di Second Life, basta che praticamente clicchi qui su iscriviti. Mi sono anche abbastanza prolungato. Ok, vediamo un po' se hanno cambiato qualcosa dal 2010, visto che mi sono iscritto nel 2010. Ah, hanno messo gli avatar che si muovono. Bene, scegliamo un avatar che preferiamo. Io, visto che sono maschio, sceglierò questo qua. Perfetto. Ah no, aspetta, ho visto un'altra cosa. Ah, ecco, possiamo addirittura scegliere la categoria. Vampiri, per chi è fan dei vampiri, Vampire Diaries o altri diari, Twilight, queste cose qui. Altri diari ho detto perché ormai sono diari. animali e robot. Diciamo, c'è una bella scelta hanno messo. Pensate quando mi ero iscritto io nel 2010 era la seconda iscrizione. La prima iscrizione che feci perché poi mi sono eliminato era veramente limitata la scelta. Cioè, avessi avuto una cosa del genere sarebbe stato veramente una cosa assurda. Bello, veicoli. E casuale ovviamente, ecco, capitano qualcosa a cavolo. Mettiamo vampiri, dai, solo perché ho visto questo tipo che mi piace. Scegliamo questo tipo qui. Ora, per accedere, dobbiamo mettere un nome utente, ovviamente di fantasia. Una volta si poteva addirittura scegliere il cognome, infatti io sono uno di quei vecchi account che ha ancora il cognome. E se qualcuno mi vuole cercare, io sono Tyke con la K Aries, con una R sola. E niente, qua possiamo mettere un nome a caso. Cazzabubulo. Vediamo un po' se c'è. Immaginavo che fosse disponibile. Non ci fate caso, ragazzi, ma oggi ho la testa un po' fra le nuvole. Allora, email, da qui poi vi dovrò lasciare perché comunque è tutto quanto facilissimo, una normale registrazione. Email, mettete la vostra email, mi raccomando, quella vera perché comunque riceverete un'email per confermare. E poi comunque Second Life non è un gioco come tutti gli altri, perché è veramente abbastanza serio, girano anche dei soldi, ovviamente se non mettete dati di carta di credito potete stare tranquilli. Però se vi interessa giocare con i soldi e fare anche dei soldi, perché anch'io ho fatto dei soldi su Second Life e li ho cambiati, semplicemente giocando ho fatto 16 euro e non avevo alcuna, cioè non è tanto, 16 euro erano 18, vabbè, più spese. Ho fatto una diciottina di euro senza account premium, quindi senza spendere una lira, semplicemente lavorando nel gioco, trovando alcuni contatti e lavorando. E quindi vi consiglio di mettere l'email vera perché comunque è una cosa molto seria. Data di nascita, dovete essere maggiorenni per iscrivervi.
Ovviamente c'è chi, non dovete farlo ovviamente, chi mette la data di nascita diversa per risultare maggiorenne, ok, va bene, però dovete state attenti perché su Second Life veramente è un mondo come, come praticamente come quando aprite la porta, è un mondo come tutti gli altri, ci sono persone buone, persone cattive e persone che non si sa neanche chi siano. Quindi state molto attenti se siete minorenni e non fate l'operazione di mettere l'età, diciamo, non verificata di che non avete 18 anni. Poi, se non sbaglio, se non l'hanno tolto, per i minorenni c'è un mondo a parte, solo per i minorenni. Ovviamente non ci sono tante opportunità come questo mondo qui, diciamo, che è per i maggiorenni, che è ampio e ampissimo, rispetto a quello dei minorenni, che è limitato rispetto non a livello di ampiezza, di grandezza, ma è a livello di, proprio di conoscenze, di persone e di economia. Vabbè, password, una domanda segreta per recuperare eventualmente i dati d'accesso e via, niente, si va avanti fino alla fine quando vi chiederà di scaricare il loro Weaver. E io vi dico la verità, il loro Weaver è veramente bello perché è bello, però è un po' pesante e le impostazioni ultimamente non le hanno tanto, l'hanno ristrette, diciamo, prima c'erano un po' più di impostazioni. Oddio, so che riceverò un casino di critiche per quello che sto dicendo, però potete provarlo perché per carità si può provare. Io mi trovo sinceramente con un altro Weaver che è Imprudence, che è un Weaver praticamente generale che si possono mettere su tutti i giochi, perché Second Life è un gioco, ok, però è un gioco o un simulatore, però tutti quanti possono farsi il proprio server di diciamo Second Life, però sarebbe Open Sim, ecco. E proprio per questo c'è un Weaver che vi consente di accedere non solo a Second Life come questo che hanno fatto loro, ma a tutte quante le griglie. Quindi, se conoscete Griglia Mondo, qualcuno che ha ad esempio un mondo collegato a OS Grid, adesso sto andando un po' troppo nel tecnico, potete semplicemente accedere con quello. Adesso, comunque, poi andremo a vedere. E bene, finito questo. Se volete scaricare il Weaver, lo scaricate. Se no, adesso vi faccio vedere un altro Weaver che comunque vi metterò sempre nel link in descrizione. E possiamo chiudere questa pagina. Eccolo qua, Imprudence. Per trovarlo come fare? Ovviamente su Google scrivendo Imprudence si sì, avrà un indirizzo che è cocuaviver, una cosa del genere, wiki.cocuaviver.org, e questo diciamo è quello open source, se non sbaglio sì, è open source, non vorrei dire una cavolata, adesso non so se ce l'ho davanti agli occhi scritto che è open source, però dovrebbe essere open source. Piattaforme disponibili Windows, SSE2. E adesso siamo alla versione 1.3.2 e la beta è la 1.4.0. Mac, Linux e Linux a 64 bit. Su Linux questo launcher veramente fa faville, è veramente una cosa meravigliosa. Io l'ho usato su Linux ed è veramente una cosa meravigliosa, veramente. E perché su Windows ovviamente ve lo consiglio perché vi fa laggare leggermente meno. Adesso non so se con il nuovo launcher di Second Life sono cambiate queste cose. Lo scarichiamo, i dati d'accesso sono sempre gli stessi in un utente e password, come non utente, vabbè, poi vedremo poi dopo quando andiamo sul launcher. Sì, da dire non c'è più nient'altro, dicevo che comunque è un launcher, un Weaver universale, quindi che, ecco, non mi veniva la parola, universale, quindi si può usare su qualsiasi grid. E niente, qua dicevo che c'è le beta, via, basta, stop. Ecco qui il launcher che abbiamo davanti. Adesso credo che abbiamo un pochettino la finestra tagliata perché ecco, non si può manco, non posso neanche spostarla. Vabbè, comunque non c'è niente da vedere oltre sopra qua sopra, non c'è niente, c'è soltanto la fine del logo e il menu file modifica aiuto advanced. Mettiamo i nostri dati sul launcher di Second Life vi fa mettere semplicemente il nick, che significa il nome che avete scelto. Qua invece c'è nick e cognome. Come funziona? Allora, visto che a voi non vi ha fatto scegliere il cognome, mettete come nome ad esempio Cazzabubulo, ecco quello che avevo scelto io qua avevo scelto Tyke, e come cognome mettete Resident, come residente in Italia, ovviamente resident in americano. La vostra password è la grid Second Life, perché come avevo detto ci sono tantissime grid, come ad esempio OS Grid, che cliccando ovviamente si potrà accedere qui, si potrà accedere sulla loro pagina, che è praticamente un Second Life open source, che ognuno praticamente, come dice anche qua, the open source metaverse. Adesso non so la pronuncia. Ovviamente non ci sono tante persone come Second Life, non è un posto dove girano i soldi, cioè non è un posto dove fare economia come Second Life, perché comunque su Second Life parecchie persone hanno fatto i soldi ed è un posto economico, anche loro. Adesso la parola sembra brutta, anche comunque chi ha fatto il gioco stesso, ho visto su un'intervista che dicono che è praticamente un luogo economico nuovo. Ecco.
Allora, rieccoci ragazzi, scusate, ho dovuto interrompere, non l'ho senza avvisare. E niente, dicevo che su OS Grid praticamente, stavo dicendo, adesso non so dove verrà il taglio, praticamente ognuno può agganciare il suo mondo e averlo gratuito perché, come stavo dicendo, sì, ecco, stavo dicendo che su Second Life per avere il terreno o ti fai l'account premium. Che conviene perché alla fine con meno di 10 euro al mese e poi quando se fai gli abbonamenti annuali sì, trimestrali e bimestrali, non so se bimestrali ci sono, comunque si risparmia ancora di più, si va a pagare ancora meno di 10 euro al mese, comunque è veramente poco. Ti danno praticamente un terreno, ti danno una casa dove tu puoi fare ovviamente tutto, non è che non lo puoi modificare, il terreno è tuo, ci fai quello che vuoi, hai la possibilità di comprare altri terreni perché se non sei premium non puoi comprarli. E in più ogni settimana vi danno 300 lire al dollaro, che sono dei soldi che sono dei bei soldi, dei bei soldini. E come bonus d'accesso ti danno 1000 lire al dollaro. Adesso non so se poi col passare del tempo cambieranno queste cose. E praticamente poi alla fine i soldi che vi vengono dati ogni settimana e col bonus d'accesso e poi altri bonus perché avete diritti a molti altri bonus. E alla fine vai a pagare praticamente i soldi che hai sul mondo, alla fine li hai pagati giusti, cioè non è che paghi e non hai niente, hai le cose giuste praticamente. Perché per contare, scusate la voce, contando che su Second Life un affitto va sui 100, 200, 200 lire al dollaro a settimana per 512 prim, che significa lo spazio di quanti oggetti ci possono andare, che 512 per una casetta va bene, ma è molto limitato. No, non so, 510, non so se era 512 o 128, non mi ricordo. Comunque vanno a scaglioni, ecco. Niente, ok. Bando alle ciance, ciancio alle bande, entriamo. Entrando ci metterà un po'. Second Life è un gioco che comunque richiede abbastanza banda, richiede, perché anche io prima stavo caricando un video e con Second Life aperto non andavo tanto bene. Mentre con Minecraft andavo bene, caricando il video. E quindi vi sconsiglio di avere altre applicazioni aperte, ma nessuno ve lo vieta. Tanto che una volta tanto tempo fa, stavo anche su Skype mentre parlavo, però non avevo problemi, dipende quello che ci fate. Niente, siamo su una landa a caso, dove qua comunque scommettono soldi, sono venuto qua per caso perché è una sandbox, nel senso che dove la gente può costruire a gratis, però poi dopo la roba gli ritorna indietro, quindi se uno deve fare un esperimento lo può fare tranquillamente qui. E di solito in queste zone girano abbastanza macchinette per i soldi, queste cose qui. E niente, adesso va un pochettino a scatti perché sono appena entrato e comunque diciamo la gente c'è e niente ragazzi, questo praticamente sarà il vostro omino. Adesso non guardate la grafica, io sono vestito da deficiente, da nabbo perché mi sono stati tolti i vestiti perché avevo fatto una sono entrato dopo tanto tempo, avevano resettato i server, quindi i vestiti mi sono stati messi dentro l'inventario e niente altro da dire, ragazzi. Questo è il mondo. Se volete cercarmi, come detto, io sono Ty Caries. Ah, una cosa che non vi ho detto: che chi ha Imprudence, vedete, io ho il nick in viola. E questi altri invece hanno il nick in giallo, che sono quelli che praticamente il nick in giallo sono tutti quanti normali scritti su Second Life. E vedete che sono resident, perché hanno i no, sono diciamo nuovi. Mentre quelli vecchi come me, tra virgolette, hanno il cognome. Quelli che hanno Imprudence come voi avranno il nick in viola. Vedete qua ce ne sono pochi che lo usano, però qualche volta mi capita di incontrare queste persone che hanno il nick in viola e magari è bello anche scambiare e dire tu c'hai Imprudence, ecco. Va bene, nient'altro da dire, io vi ringrazio per la visualizzazione o per la visione, come mi dicono altri che mi correggono. E nient'altro, basta, se vi è piaciuto il video vi invito a fare mi piace, se non vi è piaciuto lasciate perdere. Quel pollice in giù non lo schiacciate. Va bene così, ragazzi. Va bene, basta farmi un commento col dire la prossima volta migliora qui e io migliorerò. Ecco. E se vi piace, se vi sono simpatico, potrete anche iscrivervi al mio canale che è www.youtube.com/TheMrTyke. Grazie ancora, ragazzi, e ciao a tutti.